Poltronissimo on the road e pulito on the quadre, siamo qui sul set, ma la conferenza stampa di Bene non benissimo, siamo felicissimi qui con lo sceneggiatore stavolta, Fabio Troiano, che bello, benvenuto! Salve, ciao, grazie per avermi invitato, non so dove, ma grazie. Allora, con Luca e Max, poltronissimo, Politecnico anche di Torino, quindi insomma della serie, tu che da torinese doc, no? Allora, questa storia che hai scritto in maniera magistrale, non da solo, adesso poi nominiamo anche gli altri insieme a te, devo dire, si parla di bullismo, si parla però di amicizia, si parla anche di forza femminile. Raccontaci com'è nata l'idea però, Fabio. Ma guarda, l'idea è nata semplicemente dal fatto che tutti i giorni guardi un TG e c'è una notizia sul bullismo, c'è un articolo che parla di bullismo, sul web notizie una dietro l'altra e ho detto, ma perché non scrivere una storia su questo, chiamiamola piaga, diciamo piaga, che circonda tutti e che può colpire non magari noi non direttamente, ma chi ci sta intorno o qualche conoscente, ma anche se non lo conosciamo è comunque un problema molto serio. Vero. E quindi abbiamo voluto mettere una lente di ingrandimento su questo problema, smuovere un po' le coscienze in maniera delicata, con una commedia piena di emozione, e speriamo che basta che anche solo una persona spenda 5 minuti del suo tempo per riflettere su questo tema, abbiamo fatto bingo. Oggi alla conferenza stampa ci siamo già emozionati, quindi non vediamo l'ora di vederlo il film, perché devo dire c'era una sinergia grandissima, un team di squadra forte, questo secondo me è molto importante. Stavolta però devo dire ti sei ritrovato dietro, vero? Non da attore. Questa cosa mi piace perché stai vedendo questo prodotto che insomma ormai è praticamente finito e ti sei emozionato, cioè, e questo è ancora più bello. Sì, perché quando scrivi qualcosa tu lo immagini, no? Però sì. Poi non dovendolo fare tu... Non ti dico che hai dei dubbi, però vuoi capire se la persona a cui lo hai affidato e che ha deciso, ha detto sì a fare il timoniere, il capitano della nave, se ha quel tuo immaginario. E io sono stato piacevolmente sorpreso e stupito dall'immaginario di Mandelli, che è un immaginario fantastico, e vedendo il materiale mi sono commosso. Questo è bellissimo, ci fa piacere. Senti, da torinese come noi, poi soprattutto hai voluto portare, come dire, il film qui. E questo ci fa molto piacere, perché Torino è nel cuore di tutti noi, e penso anche nel tuo, vero Fabio? Beh sì, Torino, io sono torinese, come dici tu, e quando scrivo qualcosa è il terzo film che ho scritto ed è il terzo film che ho girato qui a Torino, perché quando devo immaginare un contesto lo immagino torinese. E mi piace questo, perché fotograficamente penso sia una città magnifica da fotografare, da inquadrare, da incorniciare e da una scatola dove le storie che si animano prendono corpo in maniera più delicata. Assolutamente, noi siamo d'accordo. Cioè, mamma mia, cioè, oggi veramente fantastico. Grazie a Fabio Troiano di essere stato con noi. Bene ma non benissimo, un bijou, le emozioni, le corde del cuore. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao.